in questo momento vi leggerò anche una poesia che ho promesso a Lina La Mattina di leggere. Lina Mattina è una poetessa siciliana che ha una passione incredibile, che ha sofferto tantissimo per oggi non essere qui, ma purtroppo è anziana, ha problemi di diverso tipo, di salute, deve fare delle cure che non l'hanno potuta fare venire. Allora cercherò di leggere io la sua poesia. Lei è una poetessa dialettale, scrive in siciliano. Io sono sicuro che tanti di voi il siciliano lo capiscono lo stesso, lo capirebbero lo stesso, però in questo caso abbiamo voluto scrivere per poterla leggere qui una poesia in italiano. E dice, si intitola Rompiamo il vile silenzio delle istituzioni. Il 14 novembre a Roma siamo tutti Nino Di Matteo. Parlo, scrivo e canto di un morto che cammina, con le nuvole negli occhi, il sorriso inventato come lampi di sole in un giorno di pioggia. Perché, morti di sfiducia e desolazione, siamo anche noi che camminiamo insieme a Nino Di Matteo. Perché tutti, ed anche io, sono Nino Di Matteo. Perché anche io voglio verità e giustizia per tutti i morti innocenti delle stragi di Stato vile e opportunista, per tutti i familiari che da anni aspettano invano. Perché anche io, tanti palermitani, siciliani, italiani come Nino Di Matteo, vogliamo vedere la fine del processo sulla trattativa Stato-mafia. Perché c'è stata, c'è ancora e forse sempre ci sarà, tra politica e mafia, tra certa antimafia e certa politica corrotta, vero come è vero che esiste Dio, la sua giustizia divina, la luce del sole, il giorno e la notte. Perché a Roma il 14 novembre si dovrà tanto urlare da far venire l'udito ai sordi e la vista ai ciechi, perché non finisca come sempre accade tutto a tarallucci e vino, vedi Mannino e altri complici di mafiosi. Perché nessuno tra i gestori dei potenti paga mai il conto dopo aver mangiato e bevuto sulla pelle dei poveracci, dei giusti, sconfiggendo per vendetta il pool degli onesti di Palermo, testimone, scorte, ma soprattutto uno dei nostri più coraggiosi magistrati della scuola di Falcone e Borsellino, uomini, eroi della magistratura. Perché come Paolo Borsellino non lascia né fugge, pur dovendo continuamente guardarsi alle spalle dai venduti, i corrotti, i traditori che operano nell'ombra, persino tra qualcuno che si professa amico, amica, che con sorrisetti accattivanti gli stringe la mano dove nascosti tiene coltelli, anche dentro lo stesso palazzo. Ma la gente onesta c'è, esiste e siamo in tanti. E allora forza, dimostriamo coi fatti che vivo lo vogliamo, sfidando il silenzio delle istituzioni, del fango che morto lo vuole, per paura che Di Matteo e compagni possano aprire armati zeppi di scheletri, imbrogli, carriere sporche di sangue, perché se gli dovesse accadere qualcosa sarebbe come uccidere per sempre la speranza di un intero paese, non avere più gambe su cui camminare. Ma sarebbe anche la fine di tutti i magnacci, i complici, i delinquenti, gli sciacalli che vivono come iene, succhiano sangue e spolpano ossa di povera gente. Sarebbe anche dopo decenni la rivoluzione dei morti viventi. 6 novembre 2015, Lina La Mattina.